Supercondensatori, la nuova serie. In realtà questa è la seconda puntata, un pochino anche un pochino la terza. Adesso provo a caricare sempre lui, il secondo perché ce n'ho due, questo abbiamo già caricato nel video precedente. Adesso andiamo a caricare lui, ma questo giro utilizziamo questo qui che è un caricabatterie Bosch di un avvitatore, di quelli lì a cacciavite, insomma, molto vecchio peraltro. Ho predisposto delle banane con dei coccodrilli per attaccarmi bene qui. E vediamo quanto ci mettiamo a caricare con questo alimentatore. E dunque, 220-200 nV, 3,6 volt ampere, 2,4 volte di uscita, quindi stiamo tranquillamente sotto la tensione nominale di lavoro del supercondensatore. 240 mA, quindi corrente molto molto bassa, probabilmente ci vorrà un bel po' di tempo per caricare questo condensatore da 700 farad. Direi che collegherò il fuoco i cavetti sono belli ma si complica. Allora mettiamo sul questo e questo per tenere sotto controllo la tensione bene. E vediamo se a questo punto io ho messo due boccole per due banane, anzi, scusate. Vediamo un po' se carica. Via, vediamo, nulla succede. Proviamo a vedere che ci dice. Tanto mio figlio gioca in sottofondo. 3,2 volt. Polarità, poi polarità giusta. Ricolleghiamo. Evidentemente la corrente richiesta per la carica è eccessiva e quindi questo alimentatore va a finire a sedersi. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua, piccino. Vediamo un po'. Perché adesso chiaramente il condensatore quando va a caricarsi si comporta come un vero e proprio cortocircuito. Eccolo là. Vedete che piano piano comincia a caricarsi. La cosa sarà molto lunga, ma molto lunga. Io penso che ci servirà un bel time lapse e facciamo così e bene. Mi posso dire oramai, posso ritenermi soddisfatto, ho raggiunto più della tensione nominale, 2,87 volt, non so se potrei andare oltre, però come avete potuto ben vedere, insomma,
Abbiamo passato oltre le 2 ore e 10 minuti, e quindi insomma un tempo considerevole con questo alimentatore qui. Qui comunque continua a crescere. L'alimentatore è caldissimo, poverino. Questo qua, caldissimo, no, è caldo, non ha affaticato, non penso. Ecco qua. Anche perché questo in realtà è un caricabatterie, quindi insomma ha faticato, penso, nei limiti. Ed ecco qua, adesso ci sarebbe da vedere di scaricare questo condensatore che adesso a questo punto è carico. Togliamo l'alimentatore, spegniamo il tester, riprendiamo lo Spot Watch e ecco qua, questo signore adesso è carico. Bene. Vi rimando adesso a altri esperimenti. Ora questo me lo tengo da parte, carico. E dovrò usare un carico forte adesso per scaricarlo, questo qui. Che al momento non ho. Ok, ci vediamo al prossimo video. Super condensatori, la nuova serie. What up, son?